Un'azione pacifica, lo ripetono in tanti oggi nei presidi organizzati davanti ai caselli autostradali, nei porti, nelle aree industriali di tutta l'isola. E l'operazione Vespri Siciliani, quella degli autotrasportatori, degli agricoltori, dei pescatori siciliani, che così l'hanno battezzata. Stop da oggi fino a venerdì, scendono per le strade, fermano i tir per spiegare i motivi della protesta. Il grido d'allarme lo lancia il comitato Forza d'Urto, che in pochi mesi ha richiamato il movimento dei forconi e gli addetti di tanti settori produttivi. Tutti insieme oggi per la prima volta protestano per il caro gasolio, il cartello imposto dalle assicurazioni e una rete infrastrutturale inadeguata. La politica è malata. Noi siamo qua perché vogliamo dire alla politica, fra un po' non si coltiva più. Già c'è il grano che siamo a febbraio e non un chilo di grano scende perché c'è una siccità di acqua. Questi già ci sono problemi più avanti. È una cosa importantissima. Voi non ve lamentate voi del popolo se aumenta il pane. Con loro gli autotrasportatori che chiedono l'abbassamento delle accise per il carburante. Finalmente ci sarà questo blocco, voi lo confermate? Sì, non solo lo confermiamo, ma abbiamo il timore che possa anche continuare oltre il 20. Le accise, ecco, incidono per 596 euro su 1000 euro di gasolio. Disagi per gli automobilisti che transitano lentamente al casello di San Gregorio a Catania. Ci siamo sempre accomodati nella situazione, invece è giusto fare sciopero, è giusto che si blocchi tutta l'Italia. L'aumento della benzina e tutto il resto, penso che abbiano ragione. Rallentamenti contenuti anche sulla 19 a Palermo, restringimenti per una ventina di mezzi posteggiati allo svincolo di Oreto, blocchi anche alle barriere autostradali di Villa Franca di Vieto e Tremestieri in provincia di Messina. 500 persone hanno sfilato a Gela, concludendo con un comizio in piazza. Fermi anche i tir tra Agrigento e Caltanissetta, con presidi anche nella raffineria di Gela.